Buongiorno a tutti e bentrovati in questa nuova puntata di Pensiero Computazionale Apprendimento Creativo. Io sono Flavio e oggi scopriamo come far interagire i nostri progetti digitali con la realtà che ci circonda. Con questo progetto mi sono presentato in un video precedente. Facciamo una magia. In questa puntata esploriamo come far dialogare i nostri progetti Scratch con la realtà che ci circonda. Per farlo impariamo a collegare Microbit a Scratch e a programmare l'interazione tra Scratch e Microbit. In questo modo riusciamo a integrare l'Unplugged nei progetti Scratch. Per conoscere le basi di Microbit e della sua programmazione, consigliamo di vedere la puntata precedente, indicata qui sotto nella descrizione di questo video. Iniziamo con i preparativi. Dobbiamo insegnare sia a Scratch che a Microbit una lingua in comune, una lingua con cui dialogare. Per farlo, colleghiamoci al sito scratch.meet.edu/Microbit. A questa pagina troviamo una guida che illustra passo dopo passo come procedere. Per prima cosa selezioniamo il nostro sistema operativo. E poi seguiamo le istruzioni per installare Scratch Link sul computer, per installare il file .exe su Microbit e infine per aggiungere l'estensione Microbit a Scratch. Attenzione a quando scarichiamo il file .exe. Ricordiamoci di decomprimere il file .zip e una volta che abbiamo estratto il file .exe dall'archivio possiamo spostare quest'ultimo file, il .exe, in Microbit. Vi ricordate di questo progetto? È quello che ho utilizzato per presentarmi in un video precedente. Proviamo a modificarlo insieme. Ok, io ho già avviato Scratch Link e ho già scaricato il file .exe sul Microbit. Ora devo soltanto più aggiungere l'estensione Microbit a Scratch. Per fare questo basta andare qua sotto e cliccare su questo quadratino azzurro e selezionare l'estensione Microbit. Ecco, Scratch ci sta chiedendo di collegarsi al Microbit, che è già acceso, e adesso posso premere il pulsante e torno all'editor. Cosa vogliamo fare? Innanzitutto vediamo che qua sulla sinistra sono comparsi alcuni nuovi blocchetti di Microbit. Io voglio cambiare l'aspetto di questo sprite tutte le volte che scuoto la bacchetta magica, ovvero tutte le volte che scuoto Microbit. Quindi andiamo a vedere innanzitutto i costumi. Questo sprite ha due costumi, il costume 1 e il costume 2. Io vorrei aggiungere un terzo costume. Selezioniamo animali e andiamo su, eccolo qua, dot A. Vedete che adesso questo sprite ha tre costumi, due del gattino e uno di un cagnolino spaziale. A questo punto possiamo aggiungere un blocchetto Microbit, quando si muove, ingrandisco un po', in realtà dobbiamo modificarlo in non quando si muove, ma quando si scuote. Quando si scuote Microbit, allora cosa facciamo? Modifichiamo l'aspetto. Passa al costume .a. Stessa cosa possiamo fare con lo sfondo. Andiamo su Stage. Vedete qua, in questo momento non abbiamo nessun blocchetto che faccia fare qualcosa allo sfondo. Quindi anche qua aggiungiamo un blocchetto Microbit, il quando si muove, che poi possiamo cambiare in quando si scuote, e anche qua dovremo aggiungere un nuovo sfondo. Vediamo quanti sfondi ha, quanti costumi ha lo sfondo. C'è soltanto un costume. Aggiungiamo quindi un altro sfondo, andiamo a cercare, per esempio Space. Vedete che adesso lo sfondo ha due costumi, il costume Slope e il costume Space. Quindi torniamo nel codice. Tutte le volte che scuoterò il Microbit, cosa dovrà fare lo sfondo? Dovrà cambiare aspetto. Quindi andiamo in aspetto, passa lo sfondo Space. Proviamo il nostro programma.
E adesso usiamo la bacchetta magica. Vedete, il bello è che possiamo essere anche creatori attivi di tecnologia e videogiochi, non soltanto fruitori passivi. Adesso tocca a voi. Prendete un vostro progetto Scratch e provate ad aggiungere qualche funzionalità di Microbit. Provate a collegare il vostro progetto al mondo reale. Una risorsa molto utile per trovare ispirazione è la Scratch Card dedicata a Microbit. La segnaliamo qui sotto, nella descrizione di questo video. Cosa abbiamo scoperto oggi? Come collegare Microbit a Scratch, come programmare l'interazione tra Scratch e Microbit, come integrare l'Unplugged nei progetti Scratch. In altre parole, come possiamo far dialogare i nostri progetti con la realtà che ci circonda. Fantastico! Ciao ciao!